Ciao ragazze, allora oggi review. Parleremo di alcune novità e.l.f. che mi avete già visto usare in alcuni video, però oggi approfondiremo un po' di più. Per esempio, come primo prodotto di queste novità vi voglio fare vedere il Maximum Coverage Conclear di e.l.f., che è questo qui. Allora, si può utilizzare non solo sul viso ma anche sul corpo, ha una consistenza abbastanza cremosa, vi faccio vedere, ed ha una coprenza modulabile, vedete, molto cremoso. E dicevo, ha la coprenza modulabile. Devo dire che mi piace, mi sto trovando benissimo e riesce a coprire perfettamente piccole macchie, brufoletti. E sulle cicatrici non l'ho provato sinceramente perché io non ho cicatrici e ancora non ho avuto l'occasione di provarlo su nessun altro che abbia magari qualche cicatrice o qualche problema un po' più pesante. Però devo dire che come brufoli riesce a coprire. Vediamo se io qui per esempio, se riesco a farvelo vedere, qui in questa zona qui avevo delle macchie di alcuni brufoletti. Questa mattina ho usato questo e devo dire che me li ha coperti abbastanza bene. Comunque devo dire che è fantastico, ci sono tantissime tonalità, credo siano 5, non mi ricordo, comunque c'è una vasta scelta ed è da provare e ho il free, quindi buono, mi piace. Altra novità è il blush HD. Questo è Superstar, è un colore molto intenso, anche questo blush liquido. Vi faccio vedere. Allora, il colore che ho preso io è abbastanza pieno, quindi molto intenso, e ne basta davvero pochissimo, se no sembriamo The Clown. Vi faccio vedere. Quindi molto morbido, facile da lavorare. Ne basta davvero pochissimo, io ne ho messo una goccia e guardate qui il risultato, quindi ne basta proprio poco e andate a sfumare. Non solo colora le guance, ma dà anche un effetto abbastanza luminoso, quindi davvero carino. Anche per questo blush ci sono diverse colorazioni, quindi potete scegliere. E niente, bello, mi piace. Altra novità, contouring blush e bronzer. Allora, terra e blush, ci sono diverse, credo siano tre colorazioni di questo. Comunque, questo è Antigua ed è molto bello. Allora, mi piace, però è molto polveroso, quindi anche di questo prodotto dovete stare attenti nell'applicazione. Prendetene poco alla volta, soprattutto per quanto riguarda la terra, quindi prendete col pennello, sbattete, eliminate tanto l'eccesso e poi procedete con l'applicazione. Per quanto riguarda il contouring, con questa terra non mi fa impazzire tanto, ma perché? Allora, per quanto riguarda scolpire gli zigomi, sì, perché riscalda molto il viso, riesce a scolpire gli zigomi ed è molto luminoso. Ed è questo il punto. Sul naso io non lo applicherei per fare il contouring, per esempio, sul naso. Perché? Perché questa terra è abbastanza satinata. Vediamo se riesco a farvela vedere così. È satinata. Quindi sulle guance, sul viso, ok, perfetto, però fare il contouring sulle altre parti, per esempio sul naso, non credo sia adatta. Per quanto riguarda il blush, è molto luminoso, anche questo è bellissimo, fantastico, questo è molto rosa bambolina. Quindi anche questo prodotto ha la mia approvazione.
È solo che io avrei fatto la terra matta invece che così satinata. Bene, questo è tutto. Questi sono i tre prodotti usciti da poco. E niente, spero di esservi stato d'aiuto e ci vediamo alla prossima.